tutti, mi chiamo Paolo Jackson e sono dell'Osservatorio contro le servitù militari di Vicenza. Intanto permettetemi di ringraziare anche chi ha organizzato questo appuntamento perché ci permette anche di entrare in rete e costruire un circuito sulla questione delle servitù militari e di una battaglia che si sta dando nel nostro paese da tempo e di collocarci anche la questione vicentina che, come dire, esplode 2 anni fa. Noi abbiamo cominciato a intervenire nel 2004, quando avevamo cominciato a raccogliere le prime informazioni sul possibile allargamento della presenza dell'esercito degli Stati Uniti a Vicenza, giusto per capire un attimo qual è la situazione locale. Noi abbiamo la tristemente nota caserma Ederle di Vicenza, sede della 173esima Aerobrigata, quella che, come dire, ha portato l'attacco, la testa di ponte nella guerra in Iraq, che è stata, come dire, usata anche in altre azioni di guerra. Vicenza è la sede della SETAF, cioè di quel comando che da capo nord a capo di Buona Speranza controlla militarmente 91 paesi. E quindi una situazione non sicuramente allegra, non semplice. A questo si aggiungono, come dire, svariati depositi, da dove partivano tra l'altro le armi che poi raggiungevano, Camp Darby e che poi hanno portato, come dire, anche a costruire azioni di lotta significative come quella del train stopping, che poi si è diffusa a macchia d'olio in forma virale un po' in tutto il paese. Il tentativo di bloccare quei treni era come dire, un elemento concreto che tentava di mettere dei granelli di sabbia negli ingranaggi della guerra, cosa che è stata fatta propria da molti e che noi, come dire, vorremmo diventasse pratica comune di disobbedienza civile alla guerra permanente. E abbiamo, come dire, altre strutture non solo statunitensi ma anche europee, come la gendarmeria europea, che poi è stato, come dire, l'inaugurazione a gennaio di quest'anno, di questa struttura europea di addestramento delle polizie militarizzate, come dire, la causa scatenante anche poi che ci ha permesso di costituire questo osservatorio sulle servitù militari. L'osservatorio sulle servitù militari nasce essenzialmente per raccogliere e fare informazione alla cittadinanza. L'elemento che noi avevamo notato e sul quale abbiamo cominciato a lavorare immediatamente era quello del raccogliere i dati, raccogliere elementi concreti su quelli che era la presenza già in essere nella nostra città, nella nostra provincia, ma anche su quelli che sono i progetti che vedevano Vicenza coinvolta e attrice. Allora, volevamo anche capire però qual era la percezione che i cittadini avevano di queste presenze. Una delle cose che abbiamo sentito dire anche questa mattina dagli interventi che mi hanno preceduto è stata questa, come dire, graduale assuefazione alla presenza delle basi militari. Ecco, questo per noi è un elemento che abbiamo riscontrato. Io tra l'altro vivo nel quartiere della caserma Ederle, tra l'altro mio padre era anche un militare americano, e quindi ho, come dire, una certa competenza in materia. E abbiamo notato, proprio partendo dai quartieri dove, cioè limitrofi alla caserma Ederle, qual era, come dire, l'estrema ignoranza della materia, di ciò che stava attorno, dentro quelle mura, cosa ci fosse lì dentro, che tipo di funzione avessero, anche se poi quello è diventato, come dire, nel corso degli anni, uno degli elementi concreti di governo delle politiche di guerra dell'amministrazione americana. Allora, evidentemente anche noi ci siamo posti questo problema di come riuscire ad allargare la conoscenza attraverso le forme più disparate, dal volantinaggio nei quartieri alla costruzione di un questionario che abbiamo portato nelle case, eccetera, eccetera. Noi, come vi dicevo, dal 2004 avevamo cominciato a avere alcune notizie sul possibile allargamento della presenza militare statunitense a Vicenza. A metà di quest'anno, a maggio, ne abbiamo avuto la prova concreta.
Abbiamo, come dire, dopo denunce che avevamo fatto, abbiamo avuto questo passaggio all'insaputa dell'intera cittadinanza e anche dello stesso Consiglio Comunale dei militari, del consigliere militare della caserma Ederle e altri tre consiglieri in Consiglio Comunale con le diapositive e gli slide a presentare quello che dovrebbe essere il nuovo progetto di costruzione di una nuova caserma per la riunificazione della 173esima che attualmente è dislocata in parte a Vicenza appunto e in parte in due basi in Germania. Il progetto prevede la costruzione, a differenza di quello che dice il ministro Parisi che non più tardi di 15 giorni fa durante il question time diceva che non si trattava di una nuova struttura ma dell'allargamento dell'esistente, io non so cosa si intenda per allargamento dell'esistente, io so che in un terreno dove adesso non c'è assolutamente nulla si vuole costruire una caserma lunga 1 km 470 metri, larga 400 metri per accogliere 2000 soldati. Ecco, se questa non è una nuova struttura vorrei capire di cosa stiamo parlando. E, tra l'altro cambia anche la funzione della 173esima aerobrigata e questo secondo noi è un passaggio significativo anche per gli elementi che tenterò di introdurre dopo nel dibattito. E, va modificandosi la natura stessa della 173esima aerobrigata presente a Vicenza che si vuole riunificare con le parti che appunto sono in Germania per fare diventare questa un'unità operativa, cioè quella che nel progetto degli americani che siamo riusciti ad avere, che pensate noi, cioè insomma quattro gatti come si diceva e che spesso e volentieri siamo stati trattati anche in maniera con molta sufficienza quando due anni fa trattavamo la questione e la cosa era da lasciar perdere perché comunque era una questione da no global, estremistica, non si può mettere in discussione. Invece poi quando, come dire, la contraddizione è esplosa in pieno qualcuno si è accorto che la questione era un po' più grave ed era anche molto più avanzata rispetto a quello che si pensava. Noi abbiamo consegnato ai consiglieri comunali il progetto preparato dall'amministrazione militare americana, cioè quindi i cittadini hanno dovuto informare quelli che dovrebbero essere là a rappresentarli, stessa identica cosa abbiamo fatto con i parlamentari. Questa brigata dovrebbe diventare la testa di ponte per le politiche di guerra verso il Medio Oriente. Questo è, come dire, anche quello che è emerso da un'accurata indagine pubblicata un paio di settimane fa, se non ricordo male, da Roberto Di Caro sul numero dell'Espresso e che è stata poi smentita dallo stesso ministro Parisi in Parlamento per tutto ciò che concerne l'attrezzatura che dovrebbero portarsi questi militari. Ci è stato detto che non verranno attrezzati militarmente, io vorrei capire un esercito cosa si porta se non armi, probabilmente seguendo una tradizione americana si porteranno il burro di arachidi e i popcorn, probabilmente faranno una guerra di tipo diverso attraverso quella politica del sorriso che adesso stanno tentando di mettere in pratica nei confronti della cittadinanza di Vicenza per, come dire, ridurre al minimo quello che è l'impatto negativo che questo progetto ha avuto. Noi in pochissimi mesi, voi pensate, la città di Vicenza è una città storicamente legata a una cultura democristiana, cioè quindi con un'eliminazione soft delle forme di conflitto, che invece, come dire, ha saputo mettere in moto un meccanismo di contrarietà alla guerra importante. In pochissimo tempo abbiamo raccolto noi come osservatorio e con i comitati che si sono costituiti all'incirca 11-12 mila firme in un paio di mesi contro la base. Vicenza è una città di 110 mila abitanti. Abbiamo costruito delle forme importanti anche di presenza il 9 agosto in concomitanza con l'iniziativa ad Aviano. A Vicenza si svolgeva una manifestazione che ha visto 9 di agosto, cioè quindi in piena estate, più di 1000 persone partecipare. Due settimane fa, tre settimane fa abbiamo fatto un'iniziativa, anzi hanno fatto gli studenti perché hanno voluto rivendicare il loro diritto al futuro e questo secondo noi è stato un elemento importantissimo. 2000 studenti che si sono fatti 5 km di corteo e hanno attuato un blocco stradale di un'ora e mezza di una delle più importanti arterie della città.
Ultimo dato che ci è stato portato da un sondaggio fatto da Ivo Diamanti, il 61% della città si è dichiarata contraria all'arrivo di questa nuova struttura. Questi per noi ovviamente sono segnali importanti, ed è importante per noi perché questo è il primo momento in cui, come dire, noi vicentini portiamo alla luce e all'attenzione anche di realtà che vanno fuori dai nostri confini di quello che sta succedendo nella nostra città. Ovviamente noi veniamo qua non tanto e non solo per avere uno scambio bidirezionale di dati, di esperienze, ma anche per, come dire, cercare di costruire un linguaggio comune di lotta anche rispetto a questo tipo di presenze che gravano sempre di più nei nostri territori. Uno degli elementi, è che io cerco di essere più sintetico possibile per non rubare troppo tempo anche agli altri relatori, però ecco, uno degli elementi che Mariella sollevava prima, e saluto e ringrazio visto che ha partecipato il 30 settembre a un'iniziativa che abbiamo voluto fare a Vicenza proprio su questa questione, è l'elemento del rapporto tra movimenti, tra società e politica. Ecco, e spesso e volentieri, come dire, la politica istituzionale, quella virgolette di palazzo, viene definita come un teatrino. Ecco, se la politica istituzionale è un teatrino, noi in questo caso abbiamo avuto, come dire, la peggior rappresentazione possibile. Io non vorrei che dimenticassimo che è importante il ruolo che i cittadini hanno nel sollevare, nel portare avanti questo tipo di battaglie, però è altrettanto importante che la politica si assuma delle responsabilità. Noi abbiamo visto un balletto indecoroso di responsabilità, pensiamo a una struttura come questa in cui il ministro della difesa ci dice: beh, ma intanto sentiamo anche cosa dice il comune di Vicenza, no? E passandosi il cerino, e il comune di Vicenza: no, beh, ma sentiamo cosa dice il ministro Parisi, perché nessuno dei due evidentemente vuole assumersi la responsabilità di essere colui che mette poi la firma, siccome poi la firma comunque a prescindere del ministro della difesa di un governo, tra l'altro, che è stato eletto anche grazie alle lotte che il popolo della pace contro la guerra ha fatto. Io vorrei che questo governo ci desse delle risposte ben chiare, le risposte ben chiare che sono scritte anche nel programma dell'Unione, quando si parla di riduzione delle servitù militari, si parla di revisione delle servitù militari, non vorrei che questa revisione fosse una revisione in aumento, non vorrei che, come dire, le politiche di pace fossero quelle di andare alle iniziative, alle sfilate dei carri armati, dei missili con il simbolo della pace, perché è una cosa che noi, tutti noi che abbiamo lottato contro la guerra, riteniamo demagogica e inutile. Noi chiediamo alcune cose velocissime e poi vado a concludere. Ad esempio, intanto ovviamente che il governo dica no a questa nuova struttura, che si assuma la responsabilità politica di dire no a questa nuova struttura. Punto primo, che si avvii immediatamente, perché una delle cose che, come dire, ci è stata buttata da parte di chi invece lavora per avere una nuova base è la questione occupazionale. Ovviamente, guardate che se non ci fate fare la nuova base, noi chiudiamo la Ederle, e queste sono cose che sono già avvenute altrove, cioè, quindi confrontandoci con le altre realtà lo abbiamo capito. Chiudiamo la Ederle, 700 lavoratori vicentini perderanno il posto di lavoro, compreso poi l'indotto. Questo è un meccanismo che è stato agitato a Vicenza, è stato agitato a Aviano, non a caso subito dopo a Aviano, nella caserma di Aviano, sono partite le raccolte firme dei lavoratori a sostegno della nuova caserma a Vicenza. Allora, al governo noi chiediamo ad esempio un adeguamento, una revisione della 898 del 76, quando si parla di ombrello protettivo dei lavoratori che lavorano dentro le basi militari, affinché ci sia una possibile riconversione dal militare al civile. Chiediamo che l'Italia faccia pressione presso la comunità europea, ad esempio, perché si rimetta in moto un meccanismo come quello che ha portato al progetto Converge, cioè quella alla riconversione dal militare al civile. Tutta una serie di politiche che, al di là dopo delle prese di posizione che possono, cioè, rimanere nell'aria come belle parole, ma che dopo non incidono sui fatti, ecco, quello che noi vorremmo sarebbero molte meno parole, molta meno demagogia, molti più atti concreti che segnino un'effettiva inversione di tendenza rispetto alle politiche che abbiamo visto. Questo era stato quello che c'era stato promesso anche dai governi precedenti di centrosinistra. Nel 99, marzo 99, D'Alema aveva detto che sarebbero stati desecretati gli accordi militari del 50.
54 e del 55, chiediamo che questi accordi vengano desecretati. Questi sono gli impegni che un governo eletto anche grazie al popolo della pace deve assumersi qui e ora immediatamente, non aspettando una condizione favorevole, sennò questa è una democrazia, come abbiamo detto spesso e volentieri, a sovranità limitata, e su questo noi non ci stiamo e non ci faremo infilzare dal fuoco amico né dal governo amico. Grazie mille. Buongiorno a tutti, sono Walter Saresini, non sono di Ghedi, e questo la dice lunga, sono di Brescia, anzi sono della Valle Trompia, quindi ancora più su, ancora meglio, quindi e rappresento, sono qua a parlare, a dire quattro cose veloce, quindi ci sarà tempo di più anche per gli altri, credo, a nome del gruppo Pace del Brescia Social Forum. Io sono venuto soprattutto per ascoltare e per capire cosa fare e come fare, più che dire quello che abbiamo fatto. Quello che abbiamo fatto ve lo riassumo in pochi secondi. Qualche anno fa abbiamo cominciato a lavorare, un po' come tutti credo, o meglio, alcuni avevano cominciato decenni fa a lavorare sulla questione delle basi, soprattutto la base di Ghedi, visto che l'abbiamo a portata di mano. E poi vabbè, ormai tutti sanno, ne hanno già parlato altri in questa sede, della presenza o presunta presenza di bombe nucleari in questa base. E abbiamo cominciato comunque a lavorare su questa cosa come, diciamo così, Brescia Social Forum, quindi quella cosa che teneva insieme un po' tutti. E dall'anno scorso questa cosa si è un po' rotta, come credo un po' dappertutto, e i vari gruppi, associazioni, sindacati, qualche partito che aderivano a questo cartello, diciamo, sono andati un po' ognuno per la propria strada. Il gruppo Pace Social Forum ha continuato sulla questione della base di Ghedi, ha contattato i sindaci sia di Ghedi ma anche dei paesi limitrofi, e con loro ha cercato di costruire un percorso più istituzionale che, diciamo così, politico dal punto di vista classico, partendo da due cose fondamentali, o meglio da una che ne porta in sé un'altra. La questione della presenza delle bombe nucleari nel sito di Ghedi e quindi la questione riferita alla sicurezza di questa base dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista militare. Qualcuno prima, penso Tissino ne parlava prima, appunto, dei possibili, presunti o ipotetici attacchi che ovviamente una forza, tra virgolette, nemica può fare su una base dove appunto sono stoccate delle bombe nucleari. La caratteristica di Ghedi rispetto alle altre basi è che la base di Ghedi è una base italiana e non è una base americana e nemmeno una base NATO, o meglio è stata NATO per un po' di anni. Poi è stata, tra virgolette, declassata base interamente italiana e ci sono circa 1.600 soldati, circa 200 civili e 135 militari americani, che sono gli stessi di Aviano, che sono lì in pratica, sembra far niente, ma sono, guarda caso, di un battaglione che si interessa in maniera particolare degli armamenti biologici e gli armamenti atomici. I due comandi sono divisi, il comando italiano ovviamente è affidato a un colonnello italiano e il comando di questo piccolo gruppo, di questo battaglione o brigate, se non mi ricordo, non sono così esperto in questo senso, è affidato a un maggiore americano. Sono state fatte 5 ispezioni parlamentari. Da queste ispezioni parlamentari non è risultato ovviamente la presenza di ordigni nucleari, sono però presenti, perché appunto il comandante della base ha detto che non poteva rispondere a queste domande dopo aver consultato direttamente al telefono il Ministero della Difesa, sono però presenti dei bunker per la sicurezza, dei bunker sotterranei che possono contenere al massimo 400-500 militari. E non si capisce bene perché ci sono questi bunker, nel senso che il comando ovviamente non lo spiega. E a questo punto i parlamentari hanno chiesto ed è depositata in Parlamento una proposta di legge per togliere il segreto militare dalla base di Ghedi, ma in generale dalle basi.
E quindi noi stavamo cercando di lavorare su questa cosa, sulla questione di togliere il segreto dalle basi italiane, perché Ghedi è una base italiana. Il sindaco di Ghedi, un po' per la sua professione, visto che è radiologa, un po' per la sua sensibilità, controtendenza rispetto alle amministrazioni precedenti, ha già più di una volta richiesto alla prefettura il piano di sicurezza di evacuazione, che ovviamente la prefettura non dà, perché dice lì non ci sono le bombe atomiche, quindi non c'è il piano di sicurezza. Allo stesso tempo, due mesi fa, la sindaca di Ghedi ha inoltrato al Ministero della Difesa la richiesta per togliere appunto il segreto militare dalla base di Ghedi. Questa, diciamo così, è un po' la cronaca spicciola e veloce. La cosa invece che volevo sottolineare è che sia Ghedi, ma tutta la provincia di Brescia, ovviamente ormai penso che la conosciate bene, un po' per le cose che si sono dette, io molte volte ho parlato a assemblee di questo tipo, è una delle zone dove ovviamente la presenza più che militare, la presenza delle armi è sostanziosa. Basti pensare che a Ghedi c'è anche un'altra grossa fabbrica, qui vorrevo allacciarmi agli interventi che hanno fatto gli amici e compagni di Sardi. C'è una delle fabbriche che maggiormente produce le famose bombe intelligenti, che è la SEI. Dico che devo collegarmi alla Sardegna perché oggi la SEI a Ghedi ha solo, diciamo così, gli uffici di progettazione delle bombe, mentre la produzione delle bombe in sé, quelle vere, è ovviamente in Sardegna ed è stata spostata 2 anni fa ed esattamente a Domus Novas. Questo per dire, oppure c'è l'altra grande produttrice di bombe, che non sono bombe, sono le mine, che non è la Valsella, perché ovviamente lo sappiamo tutti, è stata chiusa, ma c'è la Misar, che produce bombe navali e bombe marine e bombe anticarro. C'è un'altra piccola fabbrica, che una volta era una grande fabbrica, che è di gestione, che non è a Ghedi ma negli dintorni, a Torbole Casaglia, pochi chilometri da Ghedi, che era una volta di gestione italiana, che era la Bernardelli, e la Bernardelli ha pensato bene di vendere i suoi progetti, tutto quello che aveva, ad una società turca, e tra questi progetti c'è la costruzione di mine antiuomo o parti di mine antiuomo. Ovviamente a Torbole Casaglia nessuno può entrare, ci sono circa 150 operai. Ufficialmente produce armi sportive, armi da caccia, ma si sa che comunque questi progetti non sono mai usciti dall'Italia, ed è probabile che questa società turca stia producendo parti di mine e non ovviamente le mine intere, che l'Italia non può più produrre da ormai quasi 10 anni. Questo per dire che c'è un collegamento tra tutte queste produzioni, sia quelle belliche, diciamo così, di produzione, ma sia anche quelle, come si può dire, di stoccaggio. Sono diverse le questioni, evidentemente, perché la presenza di ordigni atomici non è la stessa cosa della presenza di bombe intelligenti, diciamo così, convenzionali, e anche, vabbè, passatemi il termine intelligente, ma tanto per capirci vorrei essere abbastanza veloce. C'è una colleganza, dicevo, anche tra il fatto che in alcune zone non vengono più prodotte, ma vengono prodotte poi in altre, appunto la SEI produce da un'altra parte, la Valsella non produce più in Italia, ma la stessa Valsella con un altro nome produce a Singapore, oppure la Misar, che invece continua a produrre mine anticarro e navali, che poi possono essere trasformate benissimo in bombe, in mine antipersona, basta modificare la carica interna. Questo ce lo insegnano gli operai di queste fabbriche, che sono molto più a conoscenza delle cose che d'altro. Poi non vi sto qua a dire appunto tutto quello che c'è attorno, perché c'è tutta la produzione di armi leggere, l'80% di tutta Italia, terzo produttore mondiale e quarto, mi sembra, esportatore mondiale. Però tanto per dire che è una situazione, quella di Brescia e provincia, diciamo molto complicata anche dal punto di vista dell'intervento di chi vuole attivarsi contro le basi nucleari e la produzione delle armi.
Un po' è stato già detto, perché comunque le persone si abituano a queste presenze e da queste presenze ne ricavano anche il proprio vivere. Voi pensate solo che nelle fabbriche d'armi gli operai metalmeccanici prendono circa 100, 200, anche 300 euro in più rispetto a un metalmeccanico che fa un altro lavoro. E quindi c'è anche tutto questo problema che non può essere non dimenticato. Gli operai devono pagare mutuo, affitto, insomma quello che dobbiamo pagare noi ma lo pagano tutti. E quindi noi stiamo ragionando come riuscire a costruire un percorso, ma un po' quello che è uscito anche adesso, che coinvolga il maggior numero di persone su questi percorsi. Ripeto, non è facile, vi porto un esempio banale. Prima della chiusura, diciamo, della parte produttiva della SEI, cioè quella che costruiva le bombe, un anno prima, nel caricare una di queste bombe, tre operai erano stati uccisi. Tutto il paese aveva tremato, nel senso fisicamente, perché queste bombe erano sotto terra. Però il paese non ha chiesto la chiusura della fabbrica, ha chiesto, giustamente, in quel caso, maggiore sicurezza. Fino al punto di arrivare a dire, vabbè, la sicurezza c'è perché è scoppiata una bomba sola e non sono scoppiate tutte. Tenete conto che la SEI produce quasi tutte le bombe, l'80% delle bombe intelligenti che vengono caricate sui Tornado. E quindi lì sotto ci sono circa 20 depositi per queste bombe. Tanto per dire la morte di tre persone per una bomba non ha certo causato o prodotto il risveglio della popolazione di Ghedi, che ovviamente si è abituata a questa cosa. E quindi il problema serio, secondo me, è verificare questa cosa e verificarla assieme. È importante un'altra cosa ancora, perché tutti stanno parlando di, come si può dire, di basi, e molte di queste basi sono quasi sullo stesso asse, quasi geografico, soprattutto quelle al nord. E io credo che anche in questo caso ci abbiamo pensato su, volevamo verificare se è possibile fare anche questa cosa, creare una specie di rete tra tutte queste basi, come ovviamente stanno facendo i comandi stanno facendo una rete evidente. C'era prima la questione di Aviano, di Ederle, c'è Solbiate Olona, che è il centro operativo per il pronto intervento rapido della NATO, c'è Ghedi, dove è una base operativa. Piccolo esempio: quando c'è stata la guerra nel Kosovo c'erano le frotte di persone che si fermavano davanti all'aeroporto a vedere gli aerei che partivano caricati con le bombe, ed è stata anche una delle basi che ha contribuito al bombardamento nella prima guerra dell'Iraq, spostando la parte operativa della base nel Qatar. Quindi oggi Ghedi è importante, è un punto molto strategico, che è strategico probabilmente tanto quanto o forse di più anche di altre basi, proprio per il fatto che viene prestata alla NATO quando questo serve. Quindi niente, noi siamo qua, tanto ci siamo già sentiti più di una volta, abbiamo i numeri di telefono eccetera. Io credo che si deve costruire, ripeto, una rete che ragioni sia sulla questione del coordinamento vero tra quello che stiamo facendo e soprattutto per capire come arrivare a più gente possibile, e credo che questo sia il compito più difficile soprattutto dalle nostre parti. Allora, grazie anche a Walter per quello che ci ha detto e che ha ricordato. Anche io vorrei dire qualcosa, perché sono venuti fuori nomi da Comiso fino adesso a Brescia eccetera, che sono nella storia di tante associazioni e tanti movimenti, alcune delle quali si sono poi sfaldate nel tempo eccetera, ma i problemi restano e diventano più complessi, perché la gente si abitua, accetta e subisce, e questo è particolarmente grave. Non fa parte della nostra tematica, ma anche tutta la produzione di armi leggere è tutt'altro che indifferente a quelli che sono i problemi di cui ci stiamo occupando in questi giorni. Abbiamo esaurito gli interventi programmati. Allora, c'è Lidia Menapace che mi aveva chiesto di intervenire. Allora, devo portare l'adesione di Giovanni Russo Spena, che è a Roma per la
la manifestazione Notav e non può essere chiuso nel centro Sant'Antonio da Padova. E poi volevo intervenire per dire che ho alcune notizie che vi darei con l'intenzione, se avete qualche cosa con cui mi potete aiutare, che vi facciate vivi, e se quello che dico può servire a qualcosa che state facendo voi, che vi mettiate in comunicazione. Quindi prima di tutto do gli indirizzi. Il cartaceo è Lidia Menapace, Senato della Repubblica Roma, basta. L'email è Lidia Menapace, tutto minuscolo, tutto attaccato, chiocciola, Alice Posta, tutto minuscolo, tutto attaccato, .it. Le cose che volevo dire sono che mi capiterà in novembre di andare a Minsk, in Bielorussia, perché l'Italia, la Commissione di Difesa del Senato italiano, fa parte di un club di paesi che controllano che effettivamente la Bielorussia si ritiri dal club dei paesi atomici. È sempre la solita storia che chi possiede le atomiche controlla chi non ce le ha, ma comunque se possiamo prendere in considerazione questo, c'è un certo numero di paesi che si ritirano dal club atomico, uno è la Bielorussia dopo la sperla di Chernobyl, è ovvio, ma l'altro per esempio è il Brasile, che lo fa di sua iniziativa. Potrebbe essere una cosa abbastanza utile prendere contatto e cognizione di quali sono i paesi che o hanno deciso di non entrare mai nel club atomico o anche di ritirarsi se prima in qualche modo c'erano stati. Potrebbe essere un punto abbastanza interessante di azione. Poi che il Senato italiano ha adesso in atto la nomina della commissione d'indagine sugli effetti dell'uranio impoverito. Anche qui può essere che io ne sia la presidente, ma non lo dico fino a che la cosa non è successa, perché con le presidenze ho qualche incidente ogni tanto, ma comunque ne farò parte anche se non sarò la presidente. E la mia intenzione è di proporre che si apra un'ampia indagine, perché la commissione prevede di indagare sia sugli effetti che l'avere essere venuti a contatto con l'uranio impoverito ha avuto sui militari, ma anche sui civili che lavorano nelle basi, anche sulle popolazioni circostanti, perché le polveri sottili, le nanoparticelle, cioè colpiscono anche la popolazione civile, in maniera che si potrebbe fare una cosa, dico tra virgolette, così un po' per scherzo, insomma, allarmistica, nel senso che fare arrivare alla popolazione le notizie che effettivamente, anche se stanno lì e non fanno niente, sono buonissimi, pacifici, amano tutto l'universo, basta che respirino qualche cosa che viene dalle basi e possono essere benissimo persone che si ammalano, è utile per rompere questa corteccia di indifferenza tra ma non è mai successo niente, ma io non c'entro, ma speriamo in bene, tocchiamo ferro, quelle robe lì. E invece facendo sapere che per esempio si sono ammalate delle persone solo perché qualcuno di loro puliva i pezzi delle armi che avevano usato uranio impoverito, o anche semplicemente faceva le pulizie nelle camerate, oppure anche semplicemente abitava lì vicino, può suscitare appunto un giusto allarme nei confronti di queste installazioni. Poi volevo dire ancora rapidissimamente che a mio parere bisognerebbe forse pensare a un convegno, una cosa, perché c'è questo risveglio di allargamento delle basi italiane, non solo il restringimento. Aviano è Aviano, ma poi c'è Vicenza, c'è Ghedi, Cameri, che era stato praticamente messo a riposo, adesso viene ripristinato e allargato come aeroporto vicino a Novara. Questo si configura proprio come, poi c'è Candalbi, poi c'è Sigonella. Queste cose rappresentano un nuovo investimento sul territorio italiano di terribili cose che possono essere usate senza nemmeno chiederci il parere, perché appunto essendoci un'assoluta sospensione, violazione e riduzione della sovranità italiana, da Aviano possono partire degli aerei per bombardare, speriamo di no, Teheran, senza che neanche noi lo sappiamo. Vi immaginate se poi l'Iran fa qualche rappresaglia, noi diciamo non lo sapevo? Non è possibile, non puoi sottrarti a questa cosa. Allora io pensavo di preparare, di combinare insieme un convegno su basi e aeroporti, su questa fase
ultima del loro rilancio, sotto il titolo di violazioni della sovranità italiana, che può essere un titolo di carattere generale. Ah, va bene, sono contento che questo trovi assenso. E allora la cosa potrebbe partire, quando siamo pronti, con una conferenza stampa dal Senato, che quindi ha qualche eco istituzionale per forza, e poi non si vede dove farla, però mi sembra una cosa assolutamente urgente. Beh, era questo che volevo dire, vi ringrazio. Grazie. Abbiamo sentito Lidia come militante, allora tu Rivacaro. Sono arrivato fresco da Lourdes, dove ho scritto una lettera al Papa e mi sono un po' ispirato in questi giorni. Comunque sapevo del convegno, ho cercato di arrivare in tempo. Quello che ho fatto, penso che tutti lo sappiano, sono il 10 agosto del 2005, la giornata di San Lorenzo, appunto, e il giorno dopo la distruzione di Nagasaki, sono entrato in una base olandese dove venivano riparati, anzi ammodernati, gli F-16, però non avevo proprio molta sicurezza di trovare questi aerei. In ogni caso mi ero preparato a un anno o due di prigione. Sono entrato con una mazza che ho trovato ad Assisi nel novembre precedente. E questo per me è stato un segno dall'alto che dovevo assolutamente non più rinviare questa azione che stavo preparando da anni. Fatto sta che dopo 5 minuti che sono entrato dentro la base ho visto subito gli F-16. Non è stato difficile entrarci, scavalcare la rete è facile, non c'era nessun controllo di soldati e ho spaccato un finestrino rafforzato che metteva nel capannone, e anche questo con una decina di mazzate, una mazza di 5 kg. Immaginate il fracasso che ha fatto, c'erano centinaia di cani che abbaiavano dentro la base, ma nessuno si è fatto vivo. Mi è passata una macchina a pochi metri di distanza, mi sono appena fatto in tempo a nascondermi e insomma il cuore mi batteva, però insomma sono entrato. Qualcuno dice che il buco che ho fatto era a forma di cuore, almeno da una foto che si vedeva dalla polizia. E ho trovato 2 F-16 invece di uno. Il primo era con il nuovo sistema Orange Jumper System, sistema di comunicazioni, che stavano come unico esemplare ancora studiando di sistemarlo, e ho ritardato questo sistema per almeno 5 mesi, sistema internazionale, e che dovrebbe essere comprato anche dalla Svezia, e su tutti gli F-16 insomma. L'altro F-16 era un F-16 normale, tutti e due erano a 2 posti, quindi ho dovuto martellare i comandi e i computer di 4 posti. Ci è voluto un po' di tempo, anche perché la mazza era grossa e lo spazio, sono molto stretti questi F-16, sono quasi dei giocattolini, proprio colpire i comandi, e volevo colpire anche quelli delle bombe atomiche, perché sapete che gli F-16 in Olanda almeno sono gli unici che sono adibiti al trasporto di bombe atomiche. Le bombe atomiche non si trovavano in quella base, ma poco più in là, 40 chilometri, dove gli F-16 sono a distanza. In Olanda ci sono 30 bombe atomiche che il governo non ha mai voluto dirne niente, come anche in Belgio ci sono, anche una base segreta, ci sono 30 bombe atomiche. Bene, insomma, ho scritto poi per terra Plowshares, che è l'organizzazione che dei fratelli Berrigan, iniziata dai fratelli Berrigan negli Stati Uniti, che poi ha preso piede anche in Europa. Ho scritto quindi trasformare le spade in aratri dalla profezia di Isaia, e ho scritto con il gesso, ho scritto per terra, poi ho messo questa pietra di Golia, ho scritto pietra di Davide contro Golia e l'ho lasciata lì.
e ho attaccato poi agli aerei cercando di non voler strafare, perché c'erano anche molti elicotteri, altri aerei tutto intorno. Ho avuto tempo 40 minuti finché sono arrivati gli operai alle 7 poi di mattina. Allora con calma mi sono messo a meditare, a suonare il flauto, a mettermi a fare yoga sulla testa, insomma attendendo la polizia. Mi veniva anche la voglia di scappare, dico magari vado a fare un'intervista in televisione, però ho detto no, non strafacciamo. E adesso poi ho pian piano tirato fuori i disegni dei bambini, che io vivo anche a Rotterdam dove ho una figlia di 17 anni, e tra l'altro ha anche firmato la mazza, ed è stata lei il momento in cui passava la macchina che ho avuto questo momento di titubanza, di tornarmene indietro, paura. Ho visto la sua firma bella grossa con un pennarello nero proprio. Allora ho detto, beh, insomma, come dice Gandhi, il talismano di Gandhi, se la tua azione può essere utile a un bambino, un giovane, per il suo futuro, non esitare, vai avanti. Naturalmente sulla mazza c'era anche la firma di Don Renzo, il parroco della Baita vicino a Torino, dove vado spesso così a ritirarmi, che era morto pochi mesi prima, e quindi anche per lui ho fatto l'azione il giorno di San Lorenzo, e anche per Lorenzo Porta, nostro amico di Comiso, così. Anche perché pensavo Hiroshima e Nagasaki c'è più controllo, se lo faccio il giorno dopo, ma anche un po' per paura, rinviavo sempre, insomma alla fine ho detto il 10 agosto comunque è l'ultima data. Buono, ho attaccato i disegni dei bambini, una ventina, tra cui anche i disegni appunto di Anakin, nostra figlia, e uno scritto sul profeta Giona che aveva scritto Anakin quando aveva 9 anni, che ho trovato così per caso. E come il profeta Giona mi sembravo che anch'io ero così titubante, avevo aspettato così tanto tempo, ed era così, questo fascicoletto l'ho lasciato lì per dire convertitevi, insomma, no? Come il profeta Giona fu mandato per convertire il popolo da questa strage imminente. Polizia, beh, poi mi hanno arrestato, tranquillo, mani in alto, solite cose, non ti muovere, non toccare niente, però non mi hanno picchiato, e poi nei 3-4 giorni successivi sono stato interrogato, molto gentili, e ho detto tutto quello che dovevo dire, poi ho iniziato il mio silenzio, anche il digiuno, un po' mangiando soltanto frutta. Mi hanno tenuto in prigione 6 mesi, sono stato giudicato il 13, sarebbe ieri, un anno fa, il 13 ottobre, a 6 mesi, più 12 mesi se non pago 2 milioni e mezzo di debiti, che poi hanno ridotto a 750 mila, così, per evitare discussioni. Il 27 ottobre, adesso, tra 2 settimane avrò l'appello che abbiamo fatto. L'avvocato tra l'altro è un ex pilota di F-16 che ha obiettato all'uso del bottone delle armi nucleari, e quindi è stato mandato via, e continua la sua lotta, ed è stato felice di trovare in me un modo per continuare così. C'è sempre il suo malloppo di 50 pagine che dura 2 o 3 ore, e, insomma, questi giudici sono rassegnati ormai, se ne fregano di tutto loro, questi giudici, no? Cioè, a loro non gli interessa niente, no? Però dicono, ma adesso c'è la pausa del caffè, cioè, non possiamo andare avanti, e rinviano sempre, tutte le volte, però adesso sarà l'ultima, spero, il 27. Poi ci sarà la Cassazione, per cui dopo la Cassazione, che come in Italia dura un po' di tempo, ci saranno i 12 mesi di prigione. I 12 altri mesi di prigione. Nel frattempo io sto studiando un'altra azione. Perché hai agito da solo? Avevi chiesto.
chiesto aiuto di altri, non te l'hanno dato? Sì, beh, tutti sapevano in Olanda, almeno tutti i pacifisti sapevano di questa mia azione che stavo per fare. Quindi tra me ho pensato, se vogliono farla, si uniscono. Ma hanno fatto il giorno di Hiroshima, loro in 15, mi sembra, sono entrati nella base delle bombe atomiche e hanno occupato la pista. A me, cioè io l'ho saputo, a me non hanno detto niente. Cioè avrei potuto aggiungermi, però per dire, io stavo preparando la mia azione, lo sapevano. C'erano anche l'azione in Belgio contemporanea, c'era una marcia, c'era l'azione in Inghilterra contemporanea anche a Aldermaston, che hanno piantato alberi di fichi e di vite, però erano azioni a meno rischio, cioè per il momento non si sentivano, però c'è state anche in Olanda altre due azioni simili alla mia, precedenti, in Olanda almeno. E poi anche prima, 10 anni prima, c'era un ex cappellano militare che era sempre in prigione. C'è. Con un martello può essere giudicata anche come un'espressione di violenza, come risponde? Beh, dice Berga, non so più se Filippo o Daniel, che i beni, dal latino bonum, sono per buon fine. Se non sono a buon fine non sono bonum, non sono beni. Quindi non è la violenza nostra, la violenza è loro, noi togliamo questa violenza. Potrebbe valere anche per i governi. C'è anche credo che sia il professor Baracco che mi aveva chiesto di intervenire. Ecco. Grazie. Scusate, io ho chiesto di parlare 2 minuti, devo intervenire anche oggi, quindi non è che voglio abusare per protagonismo, però vi ho ascoltato con molto interesse tutta la mattinata, mi sembra una cosa molto interessante e molto utile, e vorrei fare una considerazione riprendendo però alcune cose che Giancarla Codrignani, nell'introduzione che ha fatto, molto bella devo dire, e ha detto, e che mi sembra che vada ripresa anche alla fine però. Questa mattinata per me è stata molto importante perché ci ha fatto un quadro molto vivo di attività, di azioni, di analisi, in alcuni casi si tratta a volte più di analisi che non di azioni, con dei problemi che sono stati messi a fuoco di carattere occupazionale, come nel caso di che hanno a che fare anche con l'intera economia. Cioè, non voglio adesso tirare le fila, ma è venuta fuori una cosa molto viva. Ecco, a me veniva la considerazione, perché in queste ultime settimane soprattutto la cosa, siccome è diventata piuttosto grave, che questa è una faccia della medaglia, bisogna guardare anche l'altra faccia della medaglia. Qui mi ricollego appunto a una considerazione che faceva Giancarla Codrignani all'inizio. E con la drammatizzazione delle situazioni internazionali che c'è stato evidentemente negli ultimi mesi, e in realtà purtroppo quello che abbiamo chiamato il movimento per la pace si è dimostrato, a mio parere, qualcuno vuole contrapporre, pressoché inesistente, in una fase perlomeno di grossissima difficoltà e percorso soprattutto da conflitti interni molto grossi che lo stanno paralizzando, che ne paralizzano la ripresa. Allora, come mai c'è questa vivacità locale che è emersa e questa difficoltà a sviluppare un'azione coerente nazionale in un momento appunto particolarmente grave? Durante l'attacco della guerra di Israele al Libano, è vero che era agosto, ma però il movimento per la pace non c'è stato, ma neanche dopo, poi si erebbero date delle azioni frammentarie. E purtroppo, fra l'altro, in questa difficoltà, io voglio essere breve, ma in questa difficoltà di ripresa, purtroppo si sono manifestate delle conflittualità interne, con dei toni che secondo me hanno molto poco a che fare con la non violenza, altri, anzi violenti, io lo dico molto chiaramente, che la violenza non è soltanto il martello o usare le mani, e c'è una violenza verbale, c'è una mancanza di rispetto per gli altri, c'è una
accentramento dell'attenzione sulla propria azione, come se fosse il centro di tutto e il resto non contasse. Ecco, io dico solo questo, ma se non abbassiamo i toni, se non riprendiamo un'attenzione per l'importanza di tutto quello che fanno tutti gli altri, nessuno è il centro del mondo e nessuno è il centro delle azioni per la pace. Ecco, se noi non superiamo questi atteggiamenti rischiamo davvero di fare poi il gioco dell'avversario, perché le nostre divisioni non giovano certo al fine che tutti dichiarano di volere e che con le loro azioni specifiche anche portano avanti. Ecco, questo mi pareva che l'avesse detto forse in maniera anche più chiara di me Giancarlo Colignani all'inizio, ma credo che alla fine fosse il caso di riprenderlo. Mi scuso se l'ho fatto io, che devo anche intervenire nel pomeriggio, siccome soffro particolarmente perché ora negli ultimi tempi mi sono autosospeso da comitati, da campagne, da cose, perché non sopporto queste intolleranze che, ripeto, sono in chiarissima contraddizione con la dichiarazione della non violenza. Bene, io ringrazio anche il professore per avere fatto un po' di conclusione, riprendendo e aprendo anche per il pomeriggio, perché o c'è questo spirito o altrimenti anche le iniziative che si aprono e si iniziano evidentemente saranno destinate a diventare o soggette a un'unica linea di comportamento e, come dire, teleguidate, telecomandate, o altrimenti non si riuscirà a lavorare sul territorio anche per condizioni diverse che ci sono in tutte le sedi, in tutte le parti. Credo che non tutti si rendano conto, ma a Comiso ci siamo andati fisicamente, non solo quelli di Comiso che hanno fatto i comitati, ma noi dall'Emilia, dal Veneto, da tutto. E così per quello che riguarda, non so, Brescia, io ero parlamentare allora, andai sfidando parecchio, perché i sindacati, i produttori dell'area, i cittadini, era del tutto impopolare parlare di questo. Eppure come si fa a trasformare i paesi se non partendo dagli interessi locali, dalla cultura del luogo, eccetera, eccetera. Ed è difficile, per alcuni è più difficile, per altri meno, eccetera, ma è il rispetto delle differenze che diventano poi anche differenza di impostazione, di metodologie, di pensiero, eccetera. E ognuno cerca di essere nella via costruttiva, cercando di non essere né troppo individualista né troppo adeguato, ma di costruire, perché oggi come oggi abbiamo bisogno perfino, io credo, anche di fronte a certe indicazioni di deficienza politica dei partiti e dei governi, dobbiamo essere di aiuto anche a chi governa, perché la difficoltà dei problemi è tale che non possiamo avanzare soltanto un'indicazione di, come dire, la nostra soggettività, la nostra volontà, che momentaneamente è minoranza. È chiaro che dobbiamo argomentare, produrre degli elementi affidabili, di competenza, e fare percorrere alle nostre idee il cammino più giusto per tutte le vie per le quali è possibile.